Però vi stiamo per dire che noi in realtà... In realtà siamo... È arrivato il momento di dire a tutto il mondo che io sono tuo padre! No! Vai, oh! Basta! Ok. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi finalmente il giorno del giudizio. Sì, perché finalmente vi diremo la verità su questo caso che da tanti mesi vi incuriosisce. Diciamo, avete cercato la soluzione in quasi ogni video, alcuni di voi, ma siete fidanzati, ma siete fidanzati, ma siete amici, ma siete fidanzati, ma siete fratelli, ma siete sorelle. In tutti i sondaggi Instagram ce l'avete sempre chiesto, era la domanda più quotata di tutto, ovvero se io e Vito siamo fidanzati. Sì, praticamente facevo una storia su Instagram e tutti... Ma sei fidanzato con Sonia? Ma sei fidanzato con Sonia? Ma Manu è tuo figlio? Non è mio figlio! Questo ci tengo a dirlo subito perché non è mio figlio, è mio cugino! E non ha 40 anni, poverino! Così, cioè, come gli avete detto! Maledetti! Alcuni di voi mi hanno detto 40 anni! Ma come si fa? Ho 27 anni! Ho solo la barba! È questo che mi rende un po' più grande, ma se mi tolgo la barba sembro un ragazzino di 18 anni! E questa barba da viking! Finalmente vi daremo la verità, ragazzi! In questo video scoprirete tutto su questa domanda che ci fate da un sacco di tempo, però lo faremo a modo nostro! Sì. Ed infatti abbiamo intenzione di organizzare un gioco per darvi degli indizi su cosa effettivamente siamo e voi dovrete riuscire ad indovinare, prima che lo diciamo noi ovviamente, cosa siamo! Quindi sbizzarritevi con i commenti! Passami quello per favore, eccolo qui, guardate cos'è questo! Non è una palla da bowling, esatto. Anche se ci assomiglia. Allora, Sonia praticamente voleva uccidermi per aver preso questi palloncini, perché sono in realtà dei palloncini già gonfiati, con all'interno... Un indizio! Un bigliettino con un indizio, se vogliamo essere un po' più fiscali. Ne abbiamo già gonfiati un bel po'. All'interno di ogni palloncino nero, che io ho preso perché comunque il nero non fa vedere completamente nulla, quindi... Ragazzi, non è una scelta bruttissima, è il nero per i palloncini, devono essere allegri! Sì, lo so, avete ragione, dovevo prenderli colorati, però in realtà ho visto questi neri e ho detto siccome con il nero non si vede niente all'interno, così non possiamo barare, e ho preso questi qui. Ma sono tristissimi! Vabbè, Sonia, ormai c'ho questi e questi facciamo. Praticamente quello che noi faremo sarà scegliere un palloncino a caso e leggere a tutti voi l'indizio che c'è all'interno. Quindi i più veloci di voi dovranno provare subito, dopo che hanno appunto ascoltato l'indizio, a indovinare qui sotto se siete o non siete fidanzati. Quindi appena tipo per esempio... O se siamo fratelli, cugini... Esatto, proprio scriveteci quello che voi pensate. Può essere pure che magari sono suo padre e l'ho adottata realmente, cioè nessuno di voi lo sa. Mi raccomando però, non barate, non pensate di saltare subito alla fine del video per scoprire la risposta a questa domanda, perché noi diremo la verità in un momento qualsiasi di questo video, così che non possiate fare i furbettini. Guardate tutto il video, scoprite passo dopo passo tutti gli indizi e noi proveremo a scoprire questi palloncini nella maniera più buffa possibile, perché dobbiamo rendere questo gioco comunque interattivo ma anche divertente. Il più veloce vincerà un cuoricino, quindi cominciate a sbizzarrirvi, a scrivere qui sotto: oddio, siete fidanzati, quello è tuo padre, quello è tuo nonno, quello è tuo cugino, quello è tuo figlio. Mio nonno potresti sembrarlo, effettivamente. Senti, forse tu potresti essere mia madre, hai capito? Cioè, non te lo vorrei dire, Sonia, ma guarda... Zitta. Oh, che fai? Passiamo subito a prendere la prima palla da bowling. Palloncino, per favore, prendi un palloncino. No, è una palla da bowling, okay. Ragazzi, non c'è storia. Prendi questo qui. Allora, Sonia, come lo scoppiamo il primo? Allora, direi tipo gomito e gomito, dai, abbastanza puntito. Così. Il mio è super affilato. Vai. Così, vai, 3, 2, 1. Vai, scoppia! Non ce la faremo mai, non ragazzi. Non ce la faremo mai. Vai così, sopra il tavolo. Vai col gomito! Incredibile, ma certo, il bigliettino dov'è? Certo, il palloncino qui. Ok, ferma, ferma, okay. Voglio leggere io suspense, il primo indizio. Suspense. Fammi la musica di sottofondo, almeno fai qualcosa. Certo, questa non è una musica di attesa. Fanne una che vuoi, l'importante è che fai una musica. Questa è proprio incuriosisce. Non hai detto una musica, non hai detto quale. Il primo indizio è... Ogni tanto litigate. Eccolo qui. E aggiungerei... Non ogni
tanto, ma spessissimo, tipo per il colore dei palloncini. Io e Sonia abbiamo sempre dei battibecchi per qualsiasi cosa. Siamo come cane e gatto. Esatto, io sono il cane. Io ovviamente. Ah, vero, di gatto, perché proprio a te piacciono i gatti, quindi ti cali benissimo nella parte. Ferma che graffi. Passiamo al secondo palloncino, scegliene uno, dai, la scelta a te. Sì, eccolo qui. Quindi, prescelto. Primo indizio, ogni tanto litigate, l'ho messo qui. I fidanzati litigano tanto, ma anche fratelli, cugini, gli amici, quindi insomma. Diciamo che ancora non ci siamo. Questo qui come lo scoppiamo? Così, con la pancia. Vabbè, con la tua pancia sarà molto semplice scoppiare. No, con la tua invece di più, vai. Abbracciamoci! Abbracciamoci! Quanto bene che ti voglio! Quanto bene! Mi viene da ridere! Eccolo qui, era per terra, l'ho recuperato. Allora, adesso avviciniamoci alla nostra videocamera. Musica di sottofondo. E il secondo indizio è... Questo qui vi piacerà molto perché vi darà un indizio veramente molto importante. Non vivete insieme. Lo facciamo vedere. Eccolo qui. Per favore, videocamera, metti a fuoco. Prendi un altro palloncino, per favore. Ecco qua. Questo, io volevo quello. Va bene questo. È piccolino, questo sarà tanto lo dobbiamo scoppiare sempre. Va bene, ok, come lo scoppiamo questo? Aspetta, stavolta decido io. Allora, schiena a schiena, dai. Vai, mi corico sul dito. Piano, ti spingi fuori dall'inquadratura. Mi stai spingendo fuori. Everybody miss her, from man to nasce. Spaventata, mi hai distrutto la colonna vertebrale, praticamente ti sei spiaccicata sulla mia schiena. Bene, ecco qui il terzo indizio che è? Oh, questo pure è molto importante, facciamolo vedere. Allora, lo faccio leggere direttamente a voi. Eccolo qui. Ovvero, ci raccontiamo i segreti. Io e Sonia ci raccontiamo i segreti. Quindi questo potrebbe essere un indizio, perché sia i fidanzatini ma anche comunque gli amici, si confidano. Quindi che sarà? Sì, in effetti ancora è un po' difficile da decidere. Mamma mia, Sonia, togli questo piede da qui perché c'è da morire. Ma allora, io te lo spiaccico in faccia. Io ho i calzini, quelli di Harry Potter. Ah, stai fermo? Si vergogna di fare vedere i suoi piedacci. Vito, sei sparito dall'inquadratura! Non me ne frega niente, l'importante è scoppiare il suo palloncino. Ragazzi, ogni volta che il palloncino scoppia mi fa male una parte del corpo. Dai, questo è anche abbastanza logico, quindi vediamo un po'. Vi vedete spesso. Eccolo qui, vi vedete spesso. Sì, ma la videocamera non lo vede. Questo indizio invece sarà un doppio colpo. Infatti ne scoppieremo due contemporaneamente. Sonia, a te l'onore. Vai, brutto bagarozzo, scoppiti. Mamma mia, ti scoppia. Chi lo scoppia prima vince. Tu l'hai scoppiato, sì. E mi è diventato una zucchina di nuovo. Ok, aspetta, non lo leggere, non leggere. No, no, no. Perché prima devo scoppiare il mio. Mi sembra un po' in difficoltà. Figli, mi è scoppiato proprio qui. Forza, Sonia. Allora, cosa hai trovato tu? Vediamo. E anch'io ne ho trovato uno, il mio è abbastanza scontato, direi. E allora? Questo qui è il quinto indizio. Abbiamo molte cose in comune. Questo significa che la pensiamo allo stesso modo su alcune cose, quindi siamo molto in sintonia. Esatto, adesso invece andiamo a leggere il mio, che rafforzerà un po' il concetto di quello suo, che è questo qui. Eccolo qui. Vi volete tanto bene. Oh, è vero, vieni qua. No, ferma, basta, basta però, non sono un cagnolino che tu vieni qua. Dai! Io comincerò già a mettere i cuoricini a tutti coloro che stanno indovinando. Affrettatevi a scrivere quello che pensate, perché stiamo per rivelare il mistero. Esattamente, ragazzi, prima di rivelare però questo mistero, volevo spendere due paroline. Alcuni di voi forse non lo sanno, ma io sono su YouTube da 5 anni e in questi 5 anni mi sono successe un sacco di cose. Sonia ha iniziato soltanto l'anno scorso. E devo dire, davvero grazie a lui, sono riuscita a portare avanti questo percorso, perché è stato lui a farmi conoscere a voi. A dir la verità, la cosa che fa ridere è che nemmeno lei credeva a tutto questo. Cioè, lei non credeva minimamente che un suo canale YouTube poteva andare e poteva raggiungere dei numeri incredibili. Sì, ragazzi, è vero, lui ha creduto in me ancora prima che ci credessi io. Scusate se prendo io la parola e cerco di essere il più serio possibile, ma questo è un momento
Non ti dico importante perché in realtà non cambierà nulla, sarà sempre tutto così com'è. Però vi stiamo per dire che noi in realtà siamo amici! Ragazzi, scusate anche per questo ultimo tranello, ma siamo amici! Esattamente, ragazzi, è stato, come dire, è stato un po' divertente perché molti di voi ci credevano veramente dei fidanzati, perché effettivamente io e Sonia, anche quando facciamo i video, abbiamo una sintonia particolare. Noi abbiamo magari un po' giocato su questa cosa perché ci faceva sorridere il fatto che voi pensaste che noi fossimo fidanzati. Esattamente, cioè io leggevo commenti: oddio, siete fidanzati, perché non vi bacate? Siete fidanzati, perché non uscite, non le porti dei fiori, perché non... La cosa ci faceva talmente ridere che abbiamo deciso... Comunque, i fiori me li puoi portare lo stesso, non si offende nessuno, diteglielo, vichinghi, eh! Lo sapevo io che non le dovevo nominare, queste fiori. L'amicizia è un qualcosa di meraviglioso, ragazzi, e noi speriamo con tutto il cuore che in questi anni di video vi abbiamo trasmesso questo valore nel migliore dei modi. Esatto, per noi è importantissimo che trasparisca il fatto che due amici giochino insieme, si divertano, litigano e facciano pace. Quando da piccolo guardavo un film, un cartone, sognavo sempre di avere un'amica un po' come Sonia, pazza e schizzata come me. Ragazzi, noi ci siamo conosciuti in teatro, come abbiamo detto nel video precedente, però devo dire che io davvero mi sono interessata a Vito come persona guardando un suo video, perché Vito, oltre a fare questi video così più scherzosi, è davvero un bravissimo scrittore ed infatti ha scritto dei video meravigliosi con un significato importantissimo che mi hanno fatto riflettere, e allora da lì ho pensato che fosse una persona profonda e davvero con una sensibilità spiccata, e così siamo diventati amici. Vabbè, ok, ormai Sonia ha toccato un argomento particolare della mia vita. Io ho iniziato a fare video su YouTube e alcuni video erano molto riflessivi, come piaceva a me. Mi piaceva trasmettere sempre una morale nei video. Certo, erano un po' più seri. Ragazzi, ho consigliato moltissime volte a Vito di aprire un secondo canale YouTube in cui può esprimere questa sua vena così artistica, poetica, e fare questa tipologia di video più seri, perché sono convinta che possa piacere moltissimo anche a voi. Se la pensate come me, mi raccomando, fatemelo sapere giù in un commentino e spollicciate questo video. Ragazzi, io e Sonia vi lasciamo con un abbraccio grande, 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 grande. Un abbraccio grande. Super stritoso. Ah, il piano che mi fai male. Ah! No, non ti lascio più. No, ci vediamo al prossimo video.